Ehi, bentrovati e benvenuti in questo nuovissimo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Nello scorso video abbiamo definitivamente sconfitto le viverne dopo che hanno dato fuoco alla città di Solon e tutti quanti dovrebbero essere scappati all'interno di Ixia, tranne Arshem con la regina madre, ovvero Crusade, e sono andate a riprendersi il trono sostanzialmente e quindi a rovesciare Griffas. Ma noi oggi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a scuola perché a quanto pare tutti quanti i rifugiati che erano a Solon sono a scuola ora. Non c'è altra soluzione che accoglierli tutti e... Ma questi qui che dicono del fatto che... tutti quanti sono arrivati a scuola all'improvviso? No, non dicono niente, non gliene frega niente a nessuno. Per loro è normale che tanti studenti nuovi arrivino così. Vabbè, ognuno magari ha le sue priorità e a questi non interessa se arriva la gente così, come se nulla fosse. Ci può stare, posso accettarlo. Eccoli qua, i tre dell'Ave Maria. Come nuovi studenti, giusto? Esatto, come studenti del primo anno. Ho l'impressione che sarà una classe problematica. Gli abitanti di Solon hanno iniziato a vivere nel rifugio. Vivono nella nuova area di Togomon. Speriamo che riescano ad adattarsi. Comunque, vorrei andare a divertirci a Togomon. Togomon, sembra divertente. Posso venire anch'io? Beh sì, lei c'è Servetti ora. Hanno costruito un nuovo centro commerciale a Togomon. Pare che i negozi siano molto belli. Non sono mai stato a Togomon, anche perché mi sa che non c'era fino... Ah, li hanno riprogrammati. Ah, certo. Chissà perché non ci sono mai stati. Ehi, perché non andiamo a Togomon tutti insieme? Non è una cattiva idea. Andiamo, vuoi venire anche tu, Kyoka? Eh? Vuoi andare a fare un giro a Togomon? Oh, sì, volentieri. Allora ci vediamo ai cancelli dopo la scuola. Ok. Ricevuto. Eccolo qua, lui che se la cilla con il vino lì. Ti sei infiltrato nel rifugio nemico? Non ti avevo detto di andare a cercare la principessa Arshem? Mi dispiace. La regina si è messa in mezzo. Lei e la principessa Arshem agiscono in combutta. Immagino che anche le faide familiari finiscono quando inizia la battaglia. Ma non ha senso, Yugra. Perché hai agito contro gli ordini? Beh, io... Parla. Dentro il villaggio in fiamme, la principessa e un ragazzo chiamato Yamato. Beh, le loro labbra si stavano toccando. Che cosa? Non è una cosa che capisco, ma sembra che sia un modo per il Little di esprimere amore. Lui è un pirata spietato. Perché la principessa Arshem dovrebbe essere interessata a lui? Così è interessata a quel ragazzo, Yamato, vero? Dobbiamo eliminarlo, così chiuderemo questa faccenda. No. Io voglio conoscerlo. Voglio sapere cosa di speciale. Yugra e Mrs., infiltratevi nel rifugio. Scoprite tutto quello che potete su di lui e fate rapporto. Ricevuto. Per quanto riguarda la principessa Arshem, lasciatela a me. So dove stanno andando. Bene. Non è possibile che la principessa Arshem possa amare un Terran. Un Terran. Beh, caro mio, dovrei accettarlo. Ah, missioncine secondarie, tra l'altro suo padre è andato con Arshem e con Crusade, Laia.
Chissà perché non è salito a bordo dell'Ixia, già. Andiamo a Togomon allora, andiamo a far baldoria a Togomon, uscita est. Visitiamo un nuovo punto del mondo, della città di Ixia, che hanno costruito poi in tempi rapidissimi grazie alla procedura modulare, insomma, la costruzione che sanno loro. Sembra un po' finta, un po' troppo più dell'altra. Niente male questo posto, sembra quasi di essere una grande città. Pensavo che fosse una piccola e vecchia città di provincia con un nome come Togomon. Effettivamente, è tutto un altro mondo rispetto a Solon. Sembra che finiscono con On. Sì. Allora, che facciamo? Ci sono tantissimi negozi. Voglio del cibo. Diretta? Allora andiamo a strafogarci. Mi piace l'idea. Andiamo. Chissà se loro mangiano gratis da Hatsune. Perché in teoria sono colleghi di lavoro. Già abbiamo degli oggetti per terra, mi piace la faccenda. Ehi, posso scambiarmi di posto con te se vuoi mangiare con tutti? No, lei è a posto così. Eh? Lei è una che mangia tantissimo, scommetto. Vuoi davvero mangiare tutta quella roba? Lei... Ma quelli non sono... Ryu! Ana! Oh, se ha lasciato il posto lo prendo io, eh. Ryu, come te la passi? Tu chi sei? Scusa, ma chi sei? Scusate, vi ho scambiato per qualcun altro. Lasciali stare, non si ricordano di noi. Che cosa? Dici sul serio? Li conoscevi a Solon, vero? Un mondo senza futuro toglie la voglia di vivere alle persone. Rifugio ha portato via i loro ricordi in modo che possano vivere in un mondo ancora in pace. Per chi li ha conosciuti, questa forma di oblio è difficile da sopportare. Vero? I dispositivi acustici di riprogrammazione mentale nel cielo sovrascrivono i ricordi delle persone. Possono anche usare congegni più piccoli per cancellare la memoria di una singola persona. Può sembrare una cattiveria, ma immagino che sia la loro salvezza. Ah, il mio cibo è freddo. Facciamo un giro per negozi? Buona idea. Ah, eccoli sti due, va. Quindi questo è l'equipaggiamento dei Terran. Che strano. A me piace il mio. Sento che già mi si sta risollevando il morale. Resto sempre impressionato dalla tua capacità di adattamento. Ma ce la caveremo? Chi lo sa? Stando alle informazioni che hanno dato i nuovi residenti, sapevano che cosa fare una volta entrati. Lo sapevano. E stanno usando la riprogrammazione mentale per insegnargli come vivere? Ma dimenticano ogni cosa rispetto al passato. La riprogrammazione mentale del rifugio non ha alcun effetto su di noi? È una situazione complessa. Ehi, voi due! Voi due stavate per rientrare? Ho voglia di preparare la cena per tutti. Venite con me a casa mia, cucinerò qualcosa di buono. A casa tua? Ryu, Misa, che c'è che non va? Perché quella faccia strana? Mi sa che ci stanno trattando come dei rifugiati. Casa per i Terran significa un po' come essere ad una squadra che lavora insieme. Mi ero già preparato. Allora, questa è la nostra squadra? Non ho mai visto niente del genere. Che succede? Nulla. Quindi i Terran vivono qui. Questa è la loro casa, vero? È molto diversa da quella in cui viviamo noi. La faccenda è strana perché loro hanno tenuto i loro nomi vecchi, di quando erano Solon, i loro veri nomi, però poi Ryu, che è anche il nome del bambino,
è anche il nome come lei conosce Yugra. E Misa è il nome della ragazza. È tutta una confusione un po' strana, eh. さあ、担当食べ。では、いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。するものなのか。うん、おいしいかい？おいしい。食物を口に運んだ時に感じる快感をそのように表現するのか。おいしい。よかった。Vabbè, c'è poco da fare, il cibo è cibo, ragazzi. Ma andiamo a questioni più annose. Questo è il nostro rapporto sui rifugiati di Sauron. Parliamo di una questione della massima importanza, l'operazione cattura di martello degli dei. Per raggiungere il santuario dobbiamo attraversare la linea Bolt. Questo significa in breve che dobbiamo infiltrarci nella seconda nube. Questa è un'immagine presa da uno dei satelliti rimasti della Terra. Abbiamo esaminato tutte le rotte. Per poter accedere al santuario, dobbiamo catturare la fortezza di Martello degli Dei, che sembra un rogue senza braccia. È impossibile per Lix catturare la fortezza nemica. Beh, non lo sapremo finché non ci avremo provato. Il nostro futuro dipende dalla conquista della fortezza di Martello degli Dei. Ma... ho un'idea. Dici cosa? Ehi, amato, anche voi qui? Sì, visto che non abbiamo niente di meglio da fare, tranne i compiti. Tempismo perfetto, perché non facciamo un giro tutti insieme? A voi sta bene, vero? Ok. Certo. È ora di fare shopping! Io me ne sto da qui a rilassarmi. Eccoti qui, amati Citaci. Su ordine di Griffiths diamo inizio alla nostra indagine sugli amati Citaci. Osserverò e registrerò attentamente tutti i suoi movimenti. Sbadiglia, punta. È un pilota abile e crudele, anche se non si direbbe. Non lasciarti ingannare, è un assassino spietato, solo che nasconde bene la sua sete di sangue. Ma non è che vi siete fatti un'idea sbagliata? Così, lo dico. Oddio, un gattino! Ehi, ti serve un amico? È ambiguissimo, Reiji, con i gatti. Da Dottor Ryder? Ah. Aspetta, forse è successo qualcosa alla bambina. Oh, eccoci qui. Ora questo è importante. La torre centrale di Martello degli Dei genera delle barriere elettromagnetiche che separano il continente. È impossibile attraversare il continente senza distruggere questa barriera. Inoltre il campo gravitazionale che la circonda rende impossibile avvicinarsi dall'alto. Quindi un assalto via terra è la nostra unica opzione. Con l'attuale numero di roghi dell'Elixir dubito che riusciremo a scalfirla. Saremmo schiacciati anche solo dalle dimensioni dell'esercito nemico. Abbiamo un modo per essere sicuri che non accada. Vai avanti. Da qui lascio la parola a Imari, dello staff di terra di Occhio Terrestre.
Dalle mie analisi ho scoperto che il nemico impiega sia unità con equipaggio che unità senza pilota. Le unità si inviano dei segnali speciali tra di loro per evitare di attaccarsi a vicenda. Se interrompiamo questi segnali, cosa pensate che faranno le unità senza pilota? Dici che è possibile? Durante l'ultima battaglia, quando abbiamo combattuto contro l'unità Balrog, attaccava indiscriminatamente qualsiasi unità che vedeva. Sì, pensavamo che fossero disposti a sacrificarsi per vincere. Anch'io l'ho pensato, ma se ci fossimo sbagliati? In che senso? Non sparava in modo indiscriminato, anzi, non poteva proprio fare alcuna distinzione. In quel momento c'era un'anomalia magnetica nello spazio aereo del combattimento. Un'anomalia magnetica? Le unità Tractor emettono onde magnetiche per distinguere gli amici dai nemici, quindi a causa dell'anomalia magnetica, le unità dei Tractor senza pilota non riuscivano a distinguere gli amici dai nemici e attaccavano le proprie unità. Io lo chiamo il piano della notte dei Tractor viventi. Sì, va bene. Arshem, io... Ma io come posso aiutarti? Ti va di provare a mettertelo? Beh, io... E dopo devi comprare però, eh. Quindi questo è l'equipaggiamento di questo pianeta? Questo equipaggiamento ti rende più forte? I piloti devono tenersi pronti a Baia dell'Oblio. Aha, presto saremo a Zaxxon. Vado a controllare Occhio Terrestre. Capisci, Momoka? Credo di sì, ci proverò. Che cosa vuoi da Wolf, ragazzina? Wow, è venuto fuori. Fa come ti dico e non dovrei preoccuparti. Senti, a proposito di queste istruzioni di Victor, lui è tuo padre, Momoka? Credo di sì, ricordo chiaramente il volto di mio padre. Capisco, forse fa finta di non conoscerti perché è timido. O perché il suo piano era di non venire con noi fin dall'inizio, forse. Anche avvicinarmi ai Rogue mi spaventa. Forse sto peggiorando. Di questo passo io... Povera Juno. Oh, eccoci qui, vai. Quindi la bambina è cresciuta. Questa è... Finalmente ti è venuta voglia di vedere la piccolina? Era finalmente arrivato il momento di tagliare l'incubatrice, così ho pensato a richiamarti. Una bambina con sangue sia terrestre che Draktor. Nessuno può davvero misurare le possibili conseguenze della sua esistenza. Mi chiedo ancora se abbia davvero il diritto di esistere. Se anche questa bambina dovesse provocare una guerra, non permetterei a nessuno di sopprimere una vita. Lo so. Non toccarla. Scusa. Combatto per proteggere questa bambina. È per questo che vivo. Non dovremmo dare un nome alla bambina? Il futuro è il nostro dono ai bambini della Terra. Che ne pensi di Mirai? Mirai? Sì, le sta bene. Significa futuro. Abbiamo stabilito l'identità dell'unità che si muove intorno a Zaxxon. Si chiamano con i nomi in codice terrestri Mounter Police e Mounter Soldier. Metteteli in comunicazione. Abbiamo provato, nessuna risposta. Potrebbero non essere in grado di usare comunicazioni a lunga distanza per qualche motivo. Allora inviate alcune unità Rogue per stabilire un contatto diretto. Stiamo per entrare in contatto con un Rogue non identificato.
Shizuka, a quanto pare superate essere pilota abbastanza facilmente. Beh, sono abituata a pilotare. Sei meglio dei ragazzi del rifugio. Utilizzo di codice identificativo non ostile. Diversi roghi in avvicinamento. Mettetevi in contatto e chiedete informazioni sulla loro situazione. Ricevuto. Qui è la squadriglia di rogue del rifugio di Ixia. Siamo qui per confermare la vostra affiliazione. Rispondete. Si stanno preparando ad attaccare. Che cosa? Che cosa sta succedendo? Sono ostili? Non lo so, ma non ingaggiare. Sto per stabilire un contatto visivo. È un'unità nera. Sono... Draktor! Non può essere, quell'unità stava usando il codice del Mounter! Nessun segno di vita rilevato. È un'unità senza pilota. Un rogue senza pilota. Nemmeno noi abbiamo la tecnologia per realizzare un rogue senza pilota pronto per il combattimento. I Draktor devono aver messo le mani sul rogue e poi hanno sviluppato la tecnologia da soli. Allora non ha importanza da che parte combatte. Se è senza pilota non muore nessuno. Ingaggio l'unità ostile. Fa attenzione, Masamune. Non c'è bisogno di dirmelo due volte. Quindi meniamo le mani contro dei rogue, eh? Dei rogue Draktor, però. Aspetta un attimo, fermati. Dammi la spada. Dammi la spada, ho detto. Eccola. Amico mio. Tu te la devi vedere con me, non hai capito? Oh, ma questo che vuole? Eccolo qua. Che c'è, non se l'aspettava? Devi vedertela con Masamune Kuze, che te pensi? Riprendo un po' di salute, riprendo. Gracias. E anche qui, ok, per gli attacchi. Allora, chi sono i prossimi da fare fuori? Bene. Ehi, chi è questo? Oh. Andato anche lui. Wow, mi hanno fatto un pochino male. Mi ricarico per sicurezza. Ah, però sono deboli contro i nostri attacchi più forti, eh. A distanza prendono un bel po' di danni. Bene. Chi è prossimo? Vieni qua. Non c'è nulla sul radar. Abbiamo eliminato i Mounter. Ci saranno più lati su di loro. Dobbiamo recuperare i relitti. Ricevuto. La squadra di ricerca sta per partire. Il resto lo lascio a voi. Noi torniamo indietro. Ah, facilina sta missione. Ho le provviste, fratello. Ma sono tornati a Solon? Tirerò fuori il rimorchio quando saremo pronti. Andremo verso le pianure occidentali. Allora sono rimasti a Solon. È vero? Sì, non so perché sono sorpreso. Magari così finisce il capitolo, chissà. Com'è il rimorchio? Comodo, vero? No. Peccato. A proposito, voi due siete madre e figlia? Si vede così tanto? Un po'.
Wow. Gliel'ho detto io prima mentre stavamo parlando, non impressionarti tanto. Oh, beccato. Fratello, Wurm ha 4 click davanti a noi, non c'è tempo per evitarli. Ricevuto, lanciamo il rogue. Ricevuto. Vado io. Che cosa? Victor, non puoi pilotare nelle tue condizioni. Non essere sciocca, sto bene. Non sai nemmeno perché riesci a muoverti nonostante le tue ferite. Che stai cercando di dirmi? Mia madre sta usando i suoi poteri di guarigione su di te, ma non può curarti se ti allontani troppo. Cosa? Dovrei aspettare qui a riposare. Ok, Arshem, prendi tu il rogue. Sì, signore. Bene, bene, bene. Ancora? Ok, andiamo. Ah, eccoci qua, già subito al momento topico. Ok, 15 nemici. Dove, da che fai? Cosa punti? Vai, guarda di qua, oh. Grazie. Fai una pausa se puoi. Ma il rogue sta benissimo, tranquillo. Resterò concentrata finché non li avrò sconfitti tutti. Esatto, brava. Oh, beccatevi questo, vai. Ah, per un attimo l'ha stordito, oh. Andati. Mamma mia che mischia, ragazzi. Tutti in fila erano. Rilevo altri Wurm. Sono davvero tanti. Potrebbe essere difficile affrontarli tutti insieme. Usa il tuo blaster a diffusione. Mira davanti a te e falciali. Ok, mi preparo a sparare con il blaster a diffusione. Blaster a diffusione in esecuzione. Mirino aperto. In carica. Inizializzazione del flusso di neutrini Megatron. Dromo bocchettone. Diametro massimo. Modalità raggio frantumatore. Non devo sbagliare. Blaster a diffusione! Fuoco! I Wurm stanno scappando! Male mancato, Arshem! L'ha mancato di proposito. Che cosa? Non vuole togliere la vita a nessuno, neppure a un Wurm. Ma gli altri allora? Ho avvistato la corazzata precipitata. È enorme, anche per una nave madre.
Il perimetro è ben protetto. Puoi dirlo forte, fratello. Dovremmo sbarazzarci di qualcuno di loro per fargli capire che con noi non si scherza. No, me ne occupo io. Fermati, non avvicinarti oltre. Sei una Terran? Sono una Xidol, proprio come voi. Ma con me ci sono i miei alleati Terran. Che cosa? Aspettate, non vogliamo farvi del male. Vi prego, ascoltatemi. Che cosa ci fate qui? Siamo amici. Siamo venuti a salvarvi e veniamo per vivere insieme, in pace. Che cosa? Attenzione a quel figuro là dietro. Quello è importante per la trama, eh. Veloa Gidez. Ok. Perché mi sembrava Gidez di averlo già sentito, anche se non è proprio così. Quindi questo gruppo è ciò che resta dell'equipaggio della nave madre Draktor? Allora qui sono tutti soldati? Sembra di sì. Rapporto. Le loro armi sono tutte nel loro rimorchio. Continueremo a tenere d'occhio l'unità Terran. Quindi sono realmente disarmati. D'accordo, entrate. Davvero? Non fate mosse azzardate o saremo costretti a eliminarvi. È comprensibile. Ok. Va bene, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo andrò avanti, vedremo insomma di parlare con Balto, a quanto pare. Ciao Balto, bel nome. Mi ricorda quello di un cane. Che grandi battute. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare su tutti i miei social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!